tutti, ben ritrovati in diretta qui su Milano All News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Sono le 12:30 in questo istante. Buongiorno a tutti, ben ritrovati appunto. E insomma, oggi vi parleremo di un evento che avverrà a metà marzo e di cui siamo ben contenti di essere anche media partner e quindi di potervelo raccontare pian pianino. Andiamo passo passo verso questo evento e cercheremo appunto di farvi capire bene che cos'è e fare in modo che chi magari è interessato possa avvicinarsi a questo mondo. Lo facciamo con il nostro ospite di oggi, che è Andrea Romoli, che è il leading organizer di questo workshop. Ok, giusto Andrea? Sì, esatto, buongiorno a tutti. Buongiorno Andrea, scusami la mia voce un po' così oggi, ma l'influenza ormai sta mietendo vittime qui a Milano News, anzi stai più lontano possibile, te lo dico per la tua incolumità. Allora, prima di tutto sei un leading organizer. Che cos'è un leading Un organizer? leading organizer è il responsabile dell'organizzazione del workshop di cui stiamo per andare a parlare. Allora, un workshop dal titolo Lean Startup Machine. Esatto. 16, 17, 18 marzo. Esattamente. Che cosa si farà in questo workshop? È un workshop molto pratico che permetterà ai partecipanti di imparare la metodologia Lean Startup. La metodologia Lean Startup è una metodologia inventata da Eric Ries, un imprenditore americano, è la stessa metodologia che è stata applicata da Uber, Dropbox e Airbnb, per cui è una metodologia che funziona. Come dicevo, è una metodologia molto pratica e entrando nel dettaglio del workshop, vedremo quali sono i passi per poterla applicare. Allora, perché hai detto delle cose interessanti. Allora, è una metodologia utilizzata, ad esempio, che è stata utilizzata da Uber, Airbnb e Airbnb e Dropbox. Dropbox, insomma, tre colossi Esatto. nel loro settore, forse le migliori idee nel proprio settore, Esatto. appunto. Una metodologia quindi che aiuta a migliorare la propria idea, mi viene da dire, A a validare. validare la propria idea. I partecipanti arrivano al Non basta più solo workshop. un garage, quindi No, adesso. non basta più solo il garage. I partecipanti arrivano al workshop, esprimono quella che è la loro idea, il problema e la soluzione del problema, e durante i 3 giorni del workshop, il venerdì sera, tutto sabato e la domenica, con l'aiuto di mentor certificati sulla metodologia, li aiutiamo a validare proprio la loro idea, quindi ad arrivare a domenica sera a fare un pitch finale davanti a una giuria con un'idea che può essere realizzata. Ecco, che tipo di idee appunto si possono validare con questo metodo? Ma pressoché tutte le idee, ecco, non specificatamente solo le idee innovative, sono solitamente, prendo ad esempio l'anno scorso, quella dell'anno scorso sì, era un'idea innovativa perché è un'applicazione che permette appunto di fare networking tra le persone che partecipano ad un evento, quindi chi l'ha proposta ha validato all'interno di gruppi di community se c'era questo interesse nel poter sviluppare questa applicazione che potesse essere realizzata. Ecco, tu in fondo mi dicevi appunto, è interessante perché in realtà si parte facendosi una domanda, cioè uno ha un problema, diciamo, da Sì. affrontare e si va appunto a validare se la risposta a questo problema è valida Se la oppure no, soluzione è giusto? valida, Se sì. la soluzione è valida o no. Quindi appunto non necessariamente la grande rivoluzione che magari appunto Airbnb ha fatto, ma anche più cose magari molto più piccole, ma che poi danno poi la risposta Certo, pratica a un problema certo. singolo. Questa metodologia da dove arriva e in cosa consiste? Come dicevo appunto prima, è una metodologia americana, è stata sviluppata da Eric Ries insieme a Steve Blank, che l'hanno due, diciamo, imprenditori seriali Imprenditori seriali, interessante come. che l'hanno sviluppata in America e che appunto è una metodologia molto pratica, permette, durante il workshop ci saranno alcune 3 fasi che si chiamano Get Out of the Building, per cui fisicamente i partecipanti escono dall'aula, escono dall'edificio e vanno in giro a fare le domande alle persone che incontrano per strada per avere un riscontro immediato riguardo alla loro idea e alla loro soluzione se può essere validata.
Quindi proprio esercizi pratici sul campo. Esercizi pratici sul campo, molto pratico per questo. Insomma, di metodologie il mondo ne è pieno. Noi certo. Italiani siamo un po' però restii spesso e volentieri, no? ci fidiamo poco di queste cose, dei manuali, delle metodologie e tutto. Che cosa ti ha affascinato invece a te proprio della Lean Startup Machine? Mi ha affascinato proprio la praticità, l'avere subito un feedback immediato se la propria idea può essere sviluppata, quindi portare a qualcosa di concreto e perché no un domani a essere finanziata, piuttosto che una metodologia che sì, va bene, teorica, però ok, l'ho imparata ma dal punto di vista teorico. Qui proprio la praticità. Startup è una parola, insomma, mi viene a dire un po' abusata anche ultimamente. Sì. Tu ci vivi nel mondo delle startup, no? Insomma, ci mangi, ci vivi, ci cresci e ci stai bene, credo. Comunque fai una bella vita, no? Sei contento di stare in quel mondo, sì, ok. Sì. Com'è il mondo delle startup in questo momento in Italia? E poi visto che tu sei a Milano, ti chiedo. A Milano. Direi che in Italia non è facilissimo il mondo delle startup. Adesso io non sono sono più un operativo dal punto di vista organizzativo di eventi, per cui lascio senz'altro un punto di vista legislativo e finanziamenti a chi se ne occupa direttamente. Non voglio entrare in questioni che non sono nel mio campo, ecco, per cui che vedo solo marginalmente. Però incontri tante, immagino, no? Sì, incontro tante persone. Non sono una, diciamo che chi mi chiede di bere un caffè, io non nego un caffè a nessuno. Allora ti chiedo, appunto, non mi interessa appunto dal punto di vista legislativo, a questo punto lasceremo a chi di dovere, che comunque saranno poi cose che affronterete nel senso nel vostro fare, certo. Affrontate anche queste diciamo tematiche. Che siamo in questo Lean Startup è proprio ai primordi, ecco, dello sviluppo di una startup. Metti che invece, appunto, come dici, ne incontri tanti, chi sono queste persone, chi sono gli startupper che incontri? I più disparati, partiamo appunto dallo studente al freelance, ha un imprenditore che ha raggiunto una determinata seniority e si vuole mettere in gioco, che sono poi gli stessi partecipanti al workshop. Perché appunto, ecco Barbara, mi ha anticipato la domanda che volevo farti, a chi si rivolge questo workshop? Si rivolge appunto a appassionati, a chi vuole passare un weekend diverso dal solito, a freelance, a start-upper, a chi ha un'idea e vuole mettersi in gioco per poterla sviluppare. Allora, stiamo vedendo tra parentesi in questo momento le immagini della scorsa edizione, credo, giusto? Sì, esatto. Quante start-up avete validato? Ma guarda, le idee erano 14. Che poi al giorno finale diciamo che pressoché tutte hanno fatto il pitch finale. Mi dicevi poi che è interessante perché anche chi non ha un'idea può partecipare. Esattamente. Giusto? Perché questa è una cosa molto interessante. Esattamente. Infatti è una domanda che tutti ci fanno, ok, ma io non ho un'idea. Non c'è problema, vieni e ti aggreghi a chi ha già un'idea, per cui il team si crea al momento, per intenderci. Ecco, questo è molto interessante, sì, e comunque impara appunto la metodologia che poi esatto. Sarà anche un giorno fulminato esatto. Sulla via per Gattosoglio, avrò l'idea e quindi poi lo potrò utilizzare. Dicevi appunto le più disparate professionalità, persone, sì. Imprenditori, studenti, freelance. E allora dici bene, come possiamo fare per iscriverci a questo workshop, certo. Per darci un po' le coordinate? Il workshop ha un sito internet che è www.leanstartupmachine.com, c'è un menu a tendina, basta scegliere la città che è Milan, dato che il sito è in inglese, e niente, seguire le istruzioni per acquistare il biglietto. È un biglietto a pagamento per i tre giorni, grazie al nostro sponsor che ci copre, Sensei, che ci copre le spese di catering e di location, abbiamo un prezzo, direi nazional popolare, perché sono 99 euro. Insomma, si mangia anche, quindi sottolineo che, insomma, come vedete, siamo anche due che a queste cose ci tengono. Ringrazio, oltre a te, appunto, volevo sapere, sì. Oltre a te, Andrea, chi troviamo? Troveremo Umberto Canessa, che è country manager di Lean Startup Machine Italia, e Jacopo Sabbacappetta, che è il co-organizer insieme a me dell'evento. Ricordaci allora, dove sarà questo workshop? Sì, il workshop sarà presso Sensei. Che cos'è Sensei? Sensei è una società di sviluppo software agile. Agile. In zona Porta Venezia, esattamente in via Lazzaro Palazzi. Okay. Comunque trovate tutte le indicazioni sul sito. E tra i nostri media partner, oltre a Milano All News, che ringrazio pubblicamente, abbiamo il gruppo di studenti dell'Università Bocconi.
abbiamo Texilu, che è un'associazione italo-cinese per sviluppo dell'imprenditorialità. E tante altre che troverete, di cui troverete il logo sul sito. Non voglio nominare, non voglio Allora, dimenticarne. ricordiamo bene a chi magari si è collegato in questo momento, come avverrà proprio il... mi viene in mente proprio un percorso, no? Un Sì, vero e proprio percorso di 3 giorni, quindi tre insomma, giorni. non è una roba che arrivate lì 4 ore, faccia finta di No, spiegare qualcosa e il poi via. venerdì sera dalle 18 alle Vai. 23. Il Cosa succede? sabato. Cosa succederà venerdì Da sera? venerdì sera i partecipanti arrivano e fanno subito, esprimono la loro idea, fanno un mini pitch di 60 Ok. secondi relativamente alla loro idea. Per Pitch chi magari non è così pratico, il pitch che cos'è? è Visto che vi spieghiamo, allora, questo sarà il primo di una serie di incontri che faremo insieme ad Andrea, a chi appunto troveremo poi il 16-17 marzo. Mi piacerebbe appunto andare pian piano a fare anche a chi magari è poco pratico Certo. di queste cose, riuscire a... Quindi, Beh, il pitch, che cos'è il pitch pitch? deriva da pitch elevator e solitamente pitch elevator è la possibilità di spiegare la propria idea nel tempo di un piano dell'ascensore. Ah, Per cui ovviamente pitch elevator è diventato pitch, a pitch, breve a pitch. Per cui è solitamente hai a disposizione, cioè, mi viene in mente il film, quello con Melanie Griffith che fa appunto la sì. segretaria, passa a manager, e quando sale sull'ascensore Harrison Ford dice sei in onda, nel senso che ha la possibilità di, nel tempo di salita dell'ascensore al piano dove ci sono i dirigenti, di esprimere la propria idea. Quindi 60 secondi solitamente in cui esprimere la propria idea. Quindi, Le idee vengono votate e ok. dopodiché ci si divide in team e si parte subito praticamente si entra subito nella pratica con la presentazione della startup che ha vinto dell'idea che ha vinto l'anno scorso, di Ok. cui conosceremo il responsabile la prossima settimana. Ah, bene. E poi subito si inizia a lavorare sulla Javelin Board, che è Las, come il si chiama? Javelin Board, Javelin Board. È quello il Già corrispondente solo con i nomi è affascinante, devo il dire. corrispondente del business model canvas utilizzato dalle startup machine. Ok. Quindi è un foglio enorme a zero, se non Ah, erro. però. Bel metro quadro di carta, Sì, diciamo. dove appunto i partecipanti inizieranno ad analizzare le varie fasi della metodologia e ovviamente utilizzeranno i post-it. Inizieranno perché appunto ci saranno da fare Che tutta una poi serie lo di dico a quei step. pochi che non conoscono Andrea, perché insomma Andrea è molto conosciuto in rete, molto conosciuto nei vari eventi, perché è uno che segue davvero tutto. Andrea ha varie metodologie che porta in Sì. giro, tutte però divertenti, devo dire la Molto verità. divertenti, Tutti sì. divertenti, tra cui poi ne parleremo una volta, Lego Serious Lego Serious Play. Play, che secondo me è qualcosa veramente di bellissimo, interessantissimo e molto serio, quello Molto che molto è molto serio, sì. serious, infatti, Molto cosa... serio. Comunque, diciamo appunto, venerdì sera si arriva a questo punto, poi dopo che abbiamo fatto il nostro metro quadro di carta, Beh, iniziamo a compilare il metro quadro perché cominciamo... andrà avanti per i 3 giorni la Sarà un po', diciamo, il compilazione. nostro... Ci La nostra sono. mappa, un Sì, po', no? Da seguire, esatto. giusto? Ci Ok. sono nel sa sabato dopo la colazione ci sono una serie di speech, per cui avremo degli speaker che spiegano i vari passi della metodologia e poi appunto inizieranno a lavorare praticamente sulle proprie idee. Quindi ci sarà appunto, come dicevo prima, la fase di get out of the building, per cui usciranno già una prima volta a fare a cap per capire se la loro idea può funzionare o meno, può essere validata o meno, e poi passo passo si Ma poi arriva. quando viene validata l'idea? Beh, in Cioè... questo caso, vabbè, la metodologia dice bisogna validare spesso e frequentemente. Qui da noi faremo almeno 3 get out of the building durante il weekend. Ti faccio una domanda quella un po'... Ok, faccio la mia validazione, non passo la validazione. Cosa succede? Butto via tutto? No, Torno a beh, casa in lacrime, cosa no, non succede? è. C'è cioè, la cosiddetta fase di pivoting, per cui i partecipanti cambiano proprio l'idea, hanno una, come dire, cambiano la loro prospettiva di idea, tanto per intenderci. Cambiano la loro prospettiva a seconda delle esigenze che hanno riscontrato dal feedback che hanno avuto. Allora ti chiedo questo, quanto è difficile cambiare la propria idea o quanto mi devo scoraggiare nel cambiare la mia idea?
Qui, beh, vabbè, a parte che è una cosa abbastanza soggettiva, sì. Però partiamo dal fatto che il claim del Lean Startup Machine è fail fast, succeed faster, cioè fallisci veloce, fai successo ancora più velocemente. Quindi basandoti sui tuoi errori acquisisci le competenze per farne il meno possibile per avere successo. Allora faccio la domanda dei grandi sistemi in questo caso. Noi italiani siamo capaci di fallire e imparare i nostri fallimenti, oppure il fallimento per noi è la cosa più grave Italia, che esiste? Qui in Italia il fallimento, non c'è la cultura del fallimento, non è molto sviluppata la cultura del fallimento, cioè è sviluppata nel senso che uno fallisce e subito pensa al fallimento di un'azienda, a avvocati, tribunali, eccetera. Mentre invece, curatori fallimentari, mentre invece appunto in questo caso è appunto, sì certo, non va vista come una cosa negativa. Ho fallito il mio progetto, però ho acquisito delle competenze che mi dovrebbero permettere di non far più gli stessi errori che ho fatto. Allora, molto, molto interessante. Io dico, interessante anche proprio questa cosa, ci ritorno sul fatto che se anche qualcuno non ha un'idea, può però venire di certo. aggregarsi all'idea che più troverà giusto come funziona. Sì, esattamente. Arrivo, cioè tu hai un'idea che sì, mi piace Fabio, voglio partecipare col tuo team e vedere se questa idea può essere sviluppata. Ecco, se può essere quelli che appunto faranno il workshop, mai visto l'anno scorso, sono team già costituiti nella maggior parte delle cose? No, solitamente no. Nulla vieta, per carità, di avere già un team costituito. Interessante questo. Costituito che viene e decide di partecipare. Noi consigliamo in quel caso di però non, cioè se una società decide di venire a fare il corso e si conoscono già, di partecipare agli altri, di non fare il team a se stesso, ma partecipare agli altri team in maniera tale da vedere proprio tutta la metodologia completa, fare tutti gli step della metodologia e quindi acquisire le competenze. Ma interessante, quindi dice appunto che sono tanti singoli, quindi, che vengono, magari sì. Che mi viene da pensare, in cerca anche un po' di compagni di avventura, no? Certamente, certo. È successo che poi nascono delle sinergie? È successo l'anno scorso, appunto, con questa idea che verrà presentata la prossima settimana. Mm-hmm. È successo, si sono conosciuti durante il workshop e stanno continuando in questo momento a collaborare. Allora, mi ha detto appunto venerdì cosa succede, sabato cosa succede, domenica cosa succede? Dopo ancora una fase di get out of the building, i partecipanti, i team ritornano nell'edificio e iniziano proprio a prepararsi per il pitch finale, per la presentazione finale davanti a dei giudici. Uh-huh. Che avverrà intorno alle 5:30-6 di sera. E ci sono, abbiamo dei premi. Ecco, allora, vabbè, dai, diciamo cosa si vince e come si vince. Cioè, dai, si vincono delle consulenze offerte dai nostri media partner, sono Legal DS e Dio mio, non mi ricordo là. Vediamo sulla pagina Facebook che c'è collegata e commentata sotto la nostra diretta, quindi si può tranquillamente vedere tutti i vari partner. E Legal DS che offre una serie di consulenze legali riguardo appunto allo sviluppo, al futuro sviluppo. Che sicuramente in questa fase adesso i soldi fanno sempre comodo a tutti. Però forse in questa fase non è tanto appunto avere subito i soldi per fare le cose, quanto appunto un legale che ti dica, cioè, da che parte, esatto, andare meglio, come costituire, peggio, se vuoi proseguire, che tipo di società, se è una SRL, una SRLS semplificata, senz'altro è molto utile quel punto di vista. Allora ricordiamo bene, Andrea, quindi data, coordinate e tutto, vai. Dal 16 al 18 di marzo, venerdì sera 18:23, sabato dalle 9 alle 21 e domenica dalle 9 alle 18 presso Sensei SRL, via Lazzaro Palazzi 2 a Milano. Stiamo vedendo appunto la copertina del vostro evento, ricordiamo appunto c'è comunque la pagina Facebook che vedete nei commenti di questa diretta, con cui potete poi mettervi in contatto con Andrea e i suoi colleghi per appunto capire meglio e sapere come fare ad andare al workshop. Lo diciamo, è un workshop che adesso appunto 16-18 sarà a Milano, ma voi girate l'Italia poi con sì, questo... abbiamo fatto l'anno scorso, l'abbiamo fatto a Roma, l'abbiamo fatto a Napoli, l'abbiamo fatto a Cagliari, a Torino. Quindi insomma, se chi ci sta seguendo magari da, come si diceva una volta, chi sta seguendo da fuori regione, in questo caso esatto, può tranquillamente poi vedere le prossime date. Abbiamo detto appunto aperto praticamente a chiunque. Sì.
una metodologia semplice, sembrerebbe da dire, che è da seguire passo passo, giusto? Esatto, sì. Mi dicevi che non è detto che vinca l'idea migliore, infatti. No, mi dicevi. No, vince, chi vince? Chi porta dei risultati concreti, che possono essere anche una landing page da cui raccogliere delle mail relativamente al progetto che si propone, perché effettivamente vuol dire che ci sono delle persone che sono interessate all'idea esposta dal team, piuttosto che una campagna di crowdfunding nei 2 giorni aver raccolto ma soprattutto chi abbia seguito poi tutti precisamente. Esattamente, chi abbia seguito la metodologia, sì, i passi della metodologia. Allora, appunto, l'avete capito, dal 16, 17, 18 marzo, Lean Startup Machine, un workshop davvero interessante. Se avete un'idea, è il momento buono di metterla lì e validarla, e mi viene da dire, non abbiate paura che no, magari non sia validata subito, no, anzi grazie a quello capirete, esatto, come fare e da che direzione andare per validarla. Mi viene a dire che insomma l'idea di per sé non è quasi mai sbagliata, è come poi metterla in pratica che si... Esatto. No, è quello, spesso vedi, il problema è quello, per quello, come dire, citofonare Romoli in quel caso. Andrea.romoli@gmail.com e vi dice tutto quello se che ci c'è sono da ulteriori sapere. Dettagli da sapere. Noi comunque ci rivediamo settimana prossima e anche quella a seguire, perché appunto mi interessa davvero arrivare a capire, ad esempio lo scorso anno, chi è stato all'Lean Startup Machine, che cosa ha imparato, e poi appunto cercheremo di capire come arrivare, e poi ci vedremo anche durante i giorni del, esatto, Lean Startup Machine. Io Andrea davvero ti ringrazio tantissimo. Grazie allora di essere stato qui con noi, ti rilascio alla città che oggi insomma non è delle migliori accoglienti, la neve sta un po' disturbando i momenti di tutti, però in città al momento non si risultano grossi problemi, risultano solo una marea di treni cancellati nella zona della Brianza e del Varesotto, ma per adesso Milano isola felice in questo momento, nonostante stia venendo giù davvero davvero tanta neve. Grazie mille, grazie Andrea, a voi, ci vediamo la settimana prossima. Grazie, alla prossima settimana. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre di consueto oggi pomeriggio alle ore 18 con l'edizione della sera dell'informazione di Milano All News, e poi noi torniamo con Good Morning Milano domani mattina alle 12.30 sempre qua in diretta. Grazie mille, arrivederci, a presto.